Ah, perché se fa un video così per 300 euro in 6 mesi, io mi chiedo, se arriva a 500, che cazzo si inventava? Avatar faceva, no, non so. Tra l'altro ci sarebbe un modo più comodo, io lo dico sempre, sono noioso per abbassare le tasse, no? Farle pagare a chi non le paga, è facilissimo. Giorgia, ma sì, ma non è questo, no. Guardami Giorgia, non sai da dove iniziare, non so, sei di Roma, parti dal tribunale, anche il bar del tribunale di Roma non fa gli scontrini, carabiniere fa finta di nulla, cazzo, ancora un altro bar, ancora striscia la notizia, eh sì, perché in Italia le cose sono sempre molto molto creative, a combattere l'evasione ci va Jimmy Ghione, a chiedere di non mandare armi ci va un fisico quantistico, a fare le fiction ci va il Presidente del Consiglio, capito, no? È tutto mischiato male. Comunque, grande Jimmy Ghione, proprio nell'era dell'intelligenza artificiale, tra l'altro, no? Intelligenza artificiale, che tra l'altro da noi basterebbe un buon senso naturale, no? Incroci i dati, vedi chi gira col Porsche, vedi che è lo stesso che ha chiesto i buoni asilo per il figlio. E gli mandi un drone, cazzo. Gli mandi un drone, gli fai brillare il garage. La Porsche, ma puttana, è facile, elegante, no? Naturale. No, perché volete fare davvero open tu meraviglia? Cominciate con open un culo così agli evasori. E vedrete che poi la meraviglia arriva, dopo, è di buon senso civico naturale, no? E se la politica di questo senso civico ne fosse intrisa, invece di fare i video per raccattare i consensi in tema di lavoro, si occuperebbe del fatto che presto gran parte del lavoro verrà bruciato proprio dall'intelligenza artificiale. Ora vi faccio vedere l'elenco dei lavori a rischio di estinzione. Chat, GPT e intelligenza artificiale, i 20 lavori a rischio. Si parte dai cassieri per arrivare ai commercialisti, passando per i postini, i fotografi e poi i giornalisti, gli avvocati, tutti sostituiti dal silicio. C'è una causa in tribunale? Bene, intelligenza artificiale legge in un attimo tutti gli atti, tutte le sentenze, da Re Salomone ad oggi, e scrive il verdetto in 5 secondi. Per esempio, tutti i processi Rubi, no? Rubi 1, Rubi bis, Rubi ter, sarebbero finiti quando Rubi era ancora minorenne, perché ci mette 5 secondi. Per non parlare della fine che faranno gli impiegati, cazzarola, IBM sospende 7.800 assunzioni, i nuovi dipendenti saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Sì, ma sì, via, via anche gli impiegati. Tu pensa all'IBM, è nata da ingegneri per fare dei computer e li ha fatti così bene che adesso i computer fanno fuori gli ingegneri. Vedi, è meraviglioso, no? Secondo lo studio di Goldman Sachs sarebbero 300 milioni di posti di lavoro a rischio a causa della diffusione dell'intelligenza artificiale. A spasso 300 milioni di lavoratori e tra l'altro tutti qui, nei paesi avanzati, ci sarà l'immigrazione al contrario. Saremmo noi andare a cercare lavoro in Burkina Faso. Scusa, mi fai zappare qualcosa, ti prego? E cazzo, sono sempre qua tra i coglioni, sti qui che arrivano. Ecco, solo di una cosa sono sicuro. Lui, nel futuro, la sfanga. Salvini non verrà mai sostituito dall'intelligenza artificiale perché... No, aspetta! No! Perché l'algoritmo con lui... E non capisce un cazzo, dice ma... Ma che lavoro faccio qua? Non capisce, no? La manda in tilt. Credimi, guarda, fammelo vedere.